Io sono quasi uguale al nuovo Presidente della Repubblica, solo che lui ha preso 700 voti e uno, ma che cazzo me ne frega. Senti Lino, a proposito invece di allenatori, ogni volta si ricorda l'allenatore del pallone, ma secondo te Inzaghi per esempio, no, non sta facendo peggio quasi di Oronzo Canà? Sta facendo un po', Inzaghi fa un po' il metodo mio, non è che io gli do i consigli, io per ora un mio allievo, non so se te lo posso dire, tu non lo dire in giro, no, no, per carità, alla radio, sì, per carità, non lo dico in giro. Un mio allievo bravo è l'allenatore del Palermo, Iachini. Che a Palermo va bene perché usa fare 5-5-5, sì, c'ha il doppio vantaggio a nodo di Pestine, che è un altro metodo che faccio io. La bizona, Adesso voglio dare i consigli a Garcia, devo scappare perché si stanno già riscaldando i giocatori, stasera c'è la Roma, certo, con la Fiorentina. Ma Inzaghi invece sta facendo peggio di Canà? Ma Inzaghi fa peggio di Canà perché ce n'ha due o tre crisantemi, io ce n'ho solo uno, lui ce n'ha due o tre. E chi sarebbero sti crisantemi? Ce n'ha un po', dici, di gente. No, no, non si fanno i nomi, solo il 2 novembre si possono fare quei nomi. Senti, ma vuoi dire a Cassano di andare al Bari, che sarebbe la soluzione migliore? Ma magari io lo rivedessi, non lo vedo da tanti anni Cassano, che è sempre un grande giocatore per me, ora che se ne dica, il ragazzo è sempre un campione e va valorizzato per quello che è. Ma digli... un po' pazzerello, pazienza. Ma digli di andare al Bari, magari al Bari trova la sua, no, i suoi... Si dice al Bari, si dice alla Bari. Alla Bari, hai ragione, alla Bari, alla Bari. Adesso, se Papa resta, se questo Papa resta, non Papa Francesco, se questo Papa resta che ha preso la Bari, sì, sì, va bene, e allora gli do io i consigli giusti.